Im Morgengrauen wird Privatdetektiv Josef Matula in der Villa Winzer wach. Vor dem aufgeschweißten Tresor entdeckt er eine Leiche. Die Polizei stellt fest, dass die Tatwaffe Matula gehört. Seine Aussagen klingen wirr und unglaubwürdig. Er wird verhaftet. Rechtsanwalt Dr. Renz erfährt erst jetzt, dass Matula sich als Hausmeister getarnt hat, um Dr. Winzer, einen bekannten Rüstungselektroniker, zu bewachen. Allerdings hält sich Winzer seit Monaten in Frankreich auf. Mit Hilfe des zwielichtigen Journalisten Kirsch findet Dr. Renz heraus, dass der Tote ein Spion war, der manchmal Pablo Delgado hieß. Von Winzers Frau Helga und ihrer Tochter Nathalie hofft Renz, Informationen zu bekommen, die Matula entlasten könnten. Vergeblich. Schließlich ringt Dr. Renz mit Staatsanwalt Arendt um Matulas Freilassung. Bei einem Haftprüfungstermin springt Matula plötzlich auf und flieht. Er muss den wahren Täter finden. Desidera, prego. Vado dal dottor Peters. Il suo nome? Matula. Ha una carta d'identità? No, non ce l'ho con me. La patente, allora? L'ho lasciata in macchina. Allora vado a prenderla. Senta, chiami il dottor Peters al telefono e gli dica che voglio parlare con lui. Mi riceverà. C'è qui un certo Matula. Dice che il dottor Peters lo attende. La signora von Mühlbach non la conosce. Chi è la signora von Mühlbach? È l'addetta al pubblico. Senta, io non ho detto che la signora, come si chiama, mi conosce. Ho detto che il dottor Peters mi conosce e mi aspetta. Non so che dirle. Nessuno può passare se non ha un documento di riconoscimento. Senta, il dottor Peters mi ha affidato un certo incarico. Devo parlare personalmente con lui. Davvero? Immagino già che tipo di incarico. Ehi, fermo là. Torni qui, si fermi. Mi scusi. Dica. Non saprebbe dov'è l'ufficio del dottor Peters? Peters, quello dell'ufficio personale, forse? No, dovrebbe far parte della presidenza. Ah, ho capito. Dovrebbe essere al 16° piano. Aspetti, ora controllo. Eccolo qui. E ora chiamo la polizia. Su, spara, spara! Fermo! Prendetelo! Buongiorno. Ascolti, io faccio parte della Société Aéronautique Française. Vorrei parlare con il dottor Peters. È molto urgente. Vous pouvez parler français, monsieur? Quel est votre nom? Il s'agit de quoi? Accidenti. Mm.
Mi scusi, signora, se mi intrometto così, ma è tutto il giorno che cerco suo marito. E mi impediscono di parlargli. Lei sapeva che dovevo parlarle, vero? Lei chi è? Come ha detto, scusi? Le ho domandato chi è, che cosa vuole. Un momento. Non faccia finta di non riconoscermi. È stato nel mio ufficio e ora lo nega? Certamente, non è vero. Lei è stato da me alle ore 17 del 25 luglio. Insomma, cos'è questo scherzo? Lei mi ha dato un incarico, dottor Peters. E mi ha parlato del dottor Windsor, ricorda? Mi ha detto quanto sia importante per la Egge e quanto poco lui ci tenga alla sua sicurezza. E invece adesso vorrebbe negarlo. Senta, io non so chi sia lei. E per quanto riguarda l'incolumità dei nostri collaboratori, se ne occupa il servizio interno. Vorrei parlarle in privato, le dispiace? Non c'è nulla di cui debba discutere con lei che non possa ascoltare anche mia moglie. Ho capito. Lei non ammette nulla. Lei mi conosce benissimo, lo sa, eppure lo nega. E anche se facessi il suo nome alla polizia, lei negherebbe. Beh, in questo caso, se lei non mi conosce, la parola che le ho dato non ha più valore. Fuori di qui. Sei elegante. Trovi? Si può sapere perché sei fuggito? Non ce l'ho fatta più, Dieter. Non ne potevo più dei vostri discorsi e delle vostre scartoffie. Per me è ben altro. Io rischio la mia libertà, la mia vita. Dovevo uscire fuori di lì, lo capisci questo? Capisco anche che ora sei nei guai fino al collo. Già. Se non l'ho preso a pugni è solo perché lì davanti c'era sua moglie, te l'assicuro. Ci manca giusto una denuncia per aggressione. Avrei dovuto farlo. Avrei dovuto pestarlo di santa ragione. Per denunciarmi dovrebbe dare il mio nome e questo proverebbe che mi conosce. Posso ancora farlo. Domani. Smettila, Joseph. Ragiona invece. Non hai un contratto con lui, un documento. Documenti. Ma se ho dovuto giurare addirittura che mai e poi mai, comunque fossero andate le cose, avrei detto a qualcuno che sorvegliavo Windsor per la Egge. Già, dimenticavo i Boy Scout. E infatti, neanche la Windsor doveva saperne niente. Eppure quella donna mi ha dato l'impressione di saperne parecchio. Interessante. Comunque, dopo avermi fatto giurare, mi ha messo in mano l'anticipo per i primi due mesi, 20.000 marchi. In contanti? È chiaro. Conferma quanto ho sospettato fin dal primo momento, che ti hanno assunto perché era questo che a loro serviva, un capro espiatorio. Cioè, Peters avrebbe programmato l'omicidio fin da allora. Peters? O quelli che sono dietro di lui? Forse lui e Delgado non sono che piccole pedine di un gioco molto più grande. Delgado? Il morto. Era un certo Pablo Delgado, o almeno così si faceva chiamare.
E giusto 2 mesi fa ha affittato qui a Francoforte un appartamento di lusso. E tu come lo sai? Il procuratore ha deciso di giocare a carte scoperte, almeno per ora. E che dice della mia fuga? Oh, è contento come una Pasqua. Perché? Crede che la tua fuga sia una prova. E inoltre è convinto che non riuscirai a restare in libertà a lungo. Buongiorno, signora Windsor. Signor Matula, ma come si è acconciato? Non l'avevo neppure riconosciuta. Bene, è quello che volevo. Mi danno la caccia. Comunque sono proprio contenta che non sia più in prigione. Come ho già detto al suo avvocato, è una vera ingiustizia che si possa trattare come un criminale un uomo che non ha fatto altro che il proprio dovere. Signora Windsor, non sono stato io a uccidere quell'uomo. Già, è quello che dice anche il suo avvocato, sì. Se crede che dire questo sia meglio per lei, sa, io di legge non ne capisco un granché. Comunque confermerò ciò che ha detto. Non è stato lei a sparare allo sconosciuto. Ma allora chi è stato? Qualcuno deve pure aver sparato. Chi? Io non lo so, signora. È un guaio, però. Alla polizia bisognerà pure dare una spiegazione, no? Signora Windsor, io sono ricercato per omicidio. Devo scoprire chi è l'uomo che ha sparato. L'uomo o la donna. Ma è la polizia che dovrebbe farlo. Dov'era suo marito la notte del delitto? A Bruxelles, in Belgio. Credevo che fosse in Francia, a Quiberon. Sì, ma mercoledì poi è ripartito da lì per Bruxelles. È lì che ho cercato di chiamarlo. Cercato, dice? Già. E l'ho chiamato la notte di mercoledì e poi la mattina dopo. Ma non l'ho trovato, poi non l'ho più chiamato perché ormai era ripartito. E in quale albergo era suo marito? All'Hotel Londra. Ne offre una anche a me? Grazie. Quando mi ha assunto, pensava che quella del custode fosse la mia professione? Ma come? Che intende dire? Ho l'aspetto d'un custode, io. Beh, un po' giovane, sì. L'altro custode era parecchio più anziano. Ma perché non è la sua professione? Mi aveva raccomandato qualcuno. Beh, lei ha telefonato e ha detto che sapeva di questo lavoro e che voleva essere assunto. Ma questo lei lo sa meglio di me. Mi aveva raccomandato qualcuno o no? Magari il signor Peters. Quello della Ege? Ma no. E perché l'altro custode se n'era andato? Si è licenziato, a dire il vero non me l'aspettavo, ma ha detto che per motivi suoi doveva partire. Come si chiama? Sommer, Otto Sommer. E il suo indirizzo? Stava qui con noi. E dove sia adesso non lo so. Lei è molto gentile. Mi sarebbe piaciuto averla come alleata. Ma io lo so. Comunque quando vorrà potrà sempre farlo. Signor Sommer. Sì? Dica. Le posso parlare, signor Sommer? Cosa vuole? Come sa il mio nome? Servizi di sicurezza, si comporta in modo naturale. Può rispondere ad alcune domande? Sì, ma io avevo già lasciato i Windsor da 2 settimane quando ho letto quella storia sul giornale. Non so niente. Come mai ora lavora qui dal signor Peters? Beh, è lui che mi ha offerto il posto. E perché? Lo chieda a lui, no? Dove ha letto dell'omicidio dai Windsor? Su un giornale come questo? No, un altro. Questa è la vittima? Già, lo conosceva? Sì, almeno mi pare. E come? È venuto lì un giorno. Vuol dire dai Windsor? Sì. Quando? Beh, non saprei.
un po' di tempo fa. Come ospite? Già. C'era la piccola Natalie con lui. E c'era anche il dottor Windsor? Il dottore? No. E la signora Windsor? La signora? No, non mi sembra. Forse neppure è entrata in casa. È venuto solamente ad accompagnare al cancello la signorina. Comunque, potrei anche sbagliarmi. E come hai fatto a rintracciare questo custode? Sono andato all'anagrafe. Aveva segnalato regolarmente il cambio di residenza. È veramente interessante. Quindi Peters avrebbe assunto questo Sommer per dare a te il posto in casa Windsor. Non pensare a Peters. A me interessa invece che Natalie Windsor e quindi forse tutta la famiglia conoscevano la vittima del delitto. Sommer però non è sicuro, hai detto. Già, ma io so un'altra cosa. La vittima aveva addosso un accendino d'oro con delle iniziali incise, N.P. in caratteri dorati. N.P. Dieter, due iniziali. Ed erano incise dentro un cuoricino d'oro. N. Natalie e P. Pablo. Questo non è detto, è solo probabile. E vuol dire che si conoscevano bene. Non si regala un accendino d'oro al primo venuto, no? Mm. E questo accendino dov'è? L'avrà la polizia, era addosso al morto. Mm. Ho saputo qualcosa di interessante su quel Delgado. Era intimo amico di un grosso nome nell'industria degli armamenti, un certo Manzini, un italiano. Era ospite sul suo yacht poco tempo fa, prima di venire in Germania. Manzini? Mm. Bene, nel caso dovesse invitarmi lo terrò a mente. Dovremmo interrogare Natalie e il dottor Windsor in ogni modo, altrimenti non andiamo avanti. Chiamali a testimoniare. Citandoli come testi a discarico? Non posso obbligarli a presentarsi. Vabbè, allora vado in Francia. Tu non puoi, Joseph. La polizia ti ricerca. E oltretutto non hai il passaporto. Questo è un problema mio, Dieter. Non puoi andare. Ma d'altra parte non posso neanch'io. Avrò troppi impegni. Io parto e tu da qui telefoni invece. A chi? Windsor quella notte non era in Francia, ma a Bruxelles, in un certo hotel Londra. Solamente che l'hanno cercato al telefono quella notte e lui non c'era. E tu come lo sai? È stata la Windsor a dirmelo. Così, sai, per caso. Ossia, per offrirti una traccia. Così mi è sembrato. Non è tanto ingenua come vuole far credere. E vuoi che chiami l'albergo? Sarebbe inutile. Ma Windsor ha una macchina che dà molto nell'occhio. E tu hai il tuo amico Goebbels alla guardia di frontiera, no? Lui potrebbe scoprire chi era di servizio nella notte tra il 4 e il 5 al casello di frontiera sull'autostrada Belgio-Germania. Ma ne passano a milioni di auto. Ma che auto? Non è un'auto qualunque, è una Ferrari. E c'è poco traffico a quell'ora. È una possibilità su mille, lo so. D'accordo, Joseph. Quando parti? Appena avrò la mia patente. E dov'è? A casa mia. Te la vado a prendere. E se sorvegliano la casa? Vado a chiudere il rubinetto del gas, non c'è nulla di male. Sapessi per quanti clienti l'ho già fatto. È una fortuna che non controllino più i passaporti come una volta. Già, è una vera fortuna. Ah, ciao Walter, come va? Hai ragione, è vero, non mi sono più fatto sentire negli ultimi mesi. Ma stavolta ti prometto che... Hai ragione, scusa. Mi serve un favore. Nella notte tra il 4 e il 5, un'auto da corsa rossa, una Ferrari, dovrebbe aver attraversato la frontiera passando sull'autostrada dal Belgio alla Germania. Sì, mi rendo conto,
ma forse chi era di servizio l'avrà notata una macchina del genere. E tu puoi sapere chi era di servizio, no? Perché quello della Ferrari è l'amante di mia moglie. No, veramente, è molto importante per uno dei miei clienti. Questi sono i documenti, messie. Le preparo sì, la... Sì, è quella. Che c'è? Il signor Kersh vorrebbe parlarle. Lo faccia entrare. Prego, si accomodi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. A che devo questo onore? Onore? Eh già. Beh, diciamo che mi è passata un'idea per la testa. Si accomodi, prego. Grazie. Dica. Beh, il signor Matula come tipo si può definire un uomo qualunque, non è vero? Lei crede? Naturalmente io non lo conosco, ma a quel che sento dire di lui... È stato un poliziotto, sì, ma nulla di più che un semplice agente. Non ha conoscenze in campo internazionale e a quello che ne so non ha neppure alcuna esperienza nel campo dell'industria, in particolare nel settore degli armamenti. Come le dissi, sono tutte cose queste che testimoniano in favore della sua innocenza. È una conclusione semplicistica la sua. Io direi piuttosto che questo lascia intendere che sia stato qualcuno a manovrarlo. Qualcuno al corrente di tutto, un mandante. Lei sa chi è questo qualcuno? Mi risulta che il signor Matula lavori da parecchi anni, cioè da quando ha subito un procedimento penale dal quale lei l'ha tirato fuori, e diciamo pure per il rotto della cuffia. Questo non è vero. Ah no? Eppure a me hanno detto proprio questo. Comunque Matula lavora da anni in collaborazione con lei. E in quanto avvocato di chiara fama, lei è in grado di far fronte a tutto quello di cui Matula non è all'altezza. Relazioni internazionali, capacità di muoversi sapientemente in campo finanziario, il tutto dietro una facciata rispettabile. Sta andando troppo in là, signor Kersh. Se ha intenzione... Ho esagerato. Allora le chiedo scusa. Mi perdoni, ma lei capirà che il compito di un giornalista non è mai uno solo. Se da una parte sono un ricercatore, un collezionista di fatti, direi... Dall'altra parte non sono che un povero diavolo che a tentoni cerca di mettere insieme ciò che ha raccolto in una specie di mosaico che abbia un senso. Vorrei vedere il dottor Windsor, per favore. Dunque? Non parlo francese, mi scusi. Vengo da parte della moglie, ho alcune cose da comunicargli. Entri pure. Ma
spatola. Devo dire che questo non me l'aspettavo proprio. Se vuole chiamare la polizia locale, di là c'è un telefono. Conosce il numero? Lo troverà nell'elenco, sulla prima pagina. Buongiorno. Il dottor Windsor? Sì, ma entri. Prego, si accomodi. Vuole un pastis? Grazie. Va bene? Sì. Tenga. Grazie. Santé. Santé. Piuttosto spiacevole quello che è successo. Lei come se lo spiega? Veramente è da lei che mi aspettavo una spiegazione. Ma scusi, chi si trovava sul luogo del delitto? Io o lei? Lei sa che sono sospettato di omicidio? So che è fuggito e che è ricercato. Che tipo di documenti c'erano chiusi nella sua cassaforte? E chi sapeva che c'erano? Manzini, magari? Oh, quello farebbe di tutto per sapere cosa ho per le mani. Ogni due giorni mi propone di lavorare per lui, ma ormai sono impegnato. Ma dove è finito? Ad accendere, per caso? Lei conosceva Pablo Delgado? Delgado? Aspetta, non è una parola spagnola. Vuol dire snello. Lei lo conosceva? Signor Matula, sono già stato interrogato dalla polizia. Non le sembra di essere un po' troppo invadente come custode? Io non sono un semplice custode. Lo so, il suo ruolo non è chiaro, ma anche questo credo che riguardi la polizia. Per quello che mi concerne, posso dire solamente che lei ha ingannato mia moglie. Ingannato? O devo dire illuso? Lei parla tanto di polizia, ma se ne tiene alla larga con il suo soggiorno qui in Francia. E lei? Un evaso rimprovera a me di sottrarmi alle autorità. Lei che ne pensa, signor procuratore, di quello che dice il nostro amico? Cosa fa lei qui? Il mio dovere, signor Matula. Io faccio solamente il mio dovere. E allora, se fa il suo dovere, chieda al dottor Windsor dov'era la notte del delitto. Non pensa che sia in grado di formulare le mie domande senza i suoi suggerimenti? Ma quella notte lui non era a Bruxelles. E ha un'auto molto potente. E le autostrade a quell'ora sono deserte. Con quella macchina poteva benissimo arrivare a Francoforte ed essere di nuovo a Bruxelles la mattina dopo. Un altro pastis? Dove posso trovare sua figlia Nathalie? Complimenti, è un'ottima domanda. Che ci poniamo spesso anche io e mia moglie. Sa come si dice? È più facile tenere fermo un sacco di pulci che una ragazza. Credo che ora sia in vacanza, anche se invece dovrebbe essere a Parigi, alla Sorbonne, a studiare. Ma questa è una definizione, diciamo pure, eufemistica. Per quel che ne so, potrebbe essere ovunque. Monsieur Windsor?
Io sono stato fatto prigioniero in guerra dai tedeschi. Ho lavorato 2 anni per loro, in una fattoria. Ma ormai sono cose passate da un pezzo. E almeno ho imparato il tedesco. Come mai è in Francia? Lavoro per il dottor Winzer. Lo conosce per caso? Lei allora sta lavorando per la Société Aéronautique. No, non per loro, per il dottor Winzer personalmente. Ossia di preciso cosa fa? Come si nomina la Société diventano tutti muti come pesci, anche quelli che non sanno neanche che cos'è. Un altro? Ma lui? De Calvados, s'il vous plaît. Da quando il dottor Winzer ha la casa qui a Quiberon? Ma non è casa sua quella, appartiene alla Société. Comunque da quanto tempo ci viene? 8 anni ormai. Conosce la figlia, Nathalie? Oh, bien sûr. Viene sempre qui a Quiberon, ogni estate. È qui anche ora? Veramente non la vedo da... da circa 3 settimane, già è così. E il dottor Winzer va d'accordo con sua figlia? La domandi a Claudine, lei lo sa. Chi è Claudine? Ah, era la più bella ragazza di Quiberon. Tutti quanti le facevano la corte qui. Il giovane Jean-Jacques era fidanzato con lei. Oh, Jean-Jacques Mercier, il figlio del fabbricante di conserve. Finché non è arrivato le docteur. Una bellissima coppia, Claudine e son docteur. E cosa sa Claudine di Nathalie? Ah, dovrebbe chiederlo, lei è più corretto. E dove la trovo? Beh, le docteur, o meglio la Société o chiunque la finanzi, le ha comprato un ristorante quando ha chiuso con lei. Uno dei migliori locali di tutta la costa, glielo assicuro. Ah, un regalo da Dio. Un premio di consolazione. Signor Matula. Non vorrebbe accomodarsi al mio tavolo? Un autre verre pour monsieur, s'il vous plaît. Beve con me. La sua visita in casa mia era del tutto superflua. Se allora lei avesse riflettuto un attimo, avrebbe capito da solo che non avrei mai potuto ammettere di averla assunta come guardia del corpo del dottor Winzer. Per quale motivo? Glielo spiegai durante il nostro primo incontro. Winzer detesta simili intrusioni. E non tollera imposizioni. Quell'uomo vale parecchi milioni per la nostra società. E lo sa. Ma dovrebbe anche capire che... Dovrebbe. Già. Ma lui è una star, una prima donna. È anche un idiota, se vogliamo, ma non possiamo mandarlo al diavolo. E a parte tutto questo, comunque, io non ho nulla contro di lei, signor Matula. Al contrario, le sono molto grato. È merito suo se questo Delgado non è riuscito a mettere le mani su quei documenti. E ha fatto bene a sottrarsi al procedimento penale. Lei ha fatto quello per cui era stato assunto. Proteggere il dottor Winzer su mio ordine. Ma di fronte alla corte io non avrei potuto ammettere di averle affidato l'incarico. Mentre così è tutto risolto. Dove andrà adesso? No, lasci stare, no. Preferisco non saperlo. In ogni modo, ovunque vada, avrà certo bisogno di contante. Le basteranno, diciamo, 3.000 marchi più... 5 o 6.000 franchi? Che cosa ci fa qui a Quiberon? Ho partecipato a una riunione con la Société Aéronautique. Produzione, marketing, cose del genere. Bene. Come diciamo qui, bon voyage. Ha dimenticato i suoi soldi? Vous désignez la carte, monsieur?
Sto cercando la proprietaria del locale. Allora è fortunato. Eccola. Voilà la patronne. Mi scusi allora. Non mi aspettavo che, essendo la padrona, servisse ai tavoli. Solo i clienti che mi piacciono. Allora vorrei due caffè e due Marc de Bourgogne, se accetta di tenermi compagnia. Tout suite, monsieur. Tra poco arriverà il caffè. Merci. Conosce il signor Peters? Solo di vista. So che è tedesco e che ha rapporti di lavoro con la società e che ama la mia cucina. Sa solo questo, eppure è amico del dottor Winzer, mi hanno detto. È un suo amico? Io non so niente. Monsieur Winzer cambia amici molto rapidamente. E per le amiche è lo stesso, vero? Pensa che siano pochi 6 anni? In 6 anni si può vivere quasi una vita intera, non crede? È ancora molto legata al dottor Winzer. Claudine, io la vorrei come mia alleata. È una strana proposta. Ho bisogno di aiuto. Non posso farcela da solo. Già. È dura la vita quando si è soli in un paese straniero. Santé. Santé. Lei è una donna molto bella. Sì, ma non cambia nulla il fatto che io lo sia. E neppure il fatto che lei me lo dica. Cosa può dirmi su Natalie Winzer? Sbaglia tattica, monsieur. È fuori strada. Ha voglia di ascoltare la mia storia? E chi le dice che io non la conosca già? Madame. Merci, Marcel. Monsieur. Merci. Dov'è Natalie? Dentro un letto. È giovane. Ed è il miglior posto per i sogni e per amare. Perché continua a prendersi gioco di me? Perché non voglio soffrire per lei. Andiamo. Venga, ormai la giornata è finita. Mi accompagna a casa, vuole? Devo ancora pagare. Già. Pagherà, stia tranquillo. Ha mai visto quest'uomo prima? Molte volte. Dei tipi così ce ne sono a milioni. E spezza nel cuore a milioni di donne. È stato assassinato. Vraiment? E da chi? Da una donna o da un uomo? Da me, secondo la polizia. E cosa c'entra il dottor Winzer? È in casa sua che è stato ucciso. Voleva rubargli dei documenti. Spionaggio, allora. Leblanc. Cosa vuol dire? Quando si tratta di spionaggio, Leblanc non è mai lontano. Sostieni di usare certi mezzi solo come difesa, è chiaro. Ma anche quelli che costruiscono le armi parlano sempre di difesa e mai di aggressione. E chi è questo Leblanc? Il capo dei servizi di sicurezza della Société Aéronautique. Dove potrei trovarlo? Accanto a Winzer. Ma mi hanno detto che Winzer non vuole tra i piedi guardie del corpo. Leblanc non è un gorilla. È molto di più, non capisce? Voilà, io abito qui. E non posso... No, adesso vada. Buon nuit. Lei ha parlato tanto ma non mi ha detto nulla. Forse è lei che non sa ascoltare quel che dico. Lei sa molte cose, Claudine. Perché lei no? No. Thank you.
Mais vous avez besoin d'aide. J'appelle un docteur. Non, non. Non c'è bisogno. Ora mi alzo. È tedesco, vero? Ce la fa a camminare? Venga con me. C'è un commissariato qua dietro l'angolo. E che c'entra la polizia? Mi scusi, ma lei è stato aggredito brutalmente. Io ero qua dietro, ho visto tutto. Testimonierò per lei. L'hanno aggredita, devo denunciarli. Lei li conosceva? Mai visti, ed era troppo buio anche. Ma l'ho vista quando accompagnava a casa Mademoiselle Clotino. Questo l'ho visto bene. Beh, allora? Cos'è, proibito? Naturalmente no. Ma Mademoiselle Clotino è una donna molto bella e molto corteggiata. E forse la polizia potrebbe scoprire qualcosa fra i suoi tanti ammiratori meno fortunati di lei. Cioè mi avrebbero picchiato per gelosia? Bien sûr. Quale altro motivo potrebbero aver avuto altrimenti? Conosce il dottor Vincer? No, affatto. Giravano delle voci sur le docteur et Claudine, ma è una storia finita ormai. Può chiederlo a chiunque qui in città. E poi le docteur è un gentleman. Non userebbe mai metodi simili per una rivalità d'amore. Ha ragione, grazie dell'aiuto, monsieur. Leblanc. François Leblanc. Au revoir, monsieur. Se l'intenzione del mio cliente fosse stata quella di fuggire, per quale motivo, invece di scomparire, si sarebbe recato in casa del dottor Vincer? Io direi che il motivo è molto chiaro. Confonderci. Guadagnare un po' di tempo. Influenzare i testimoni. Inventarsi un alibi. Se gli riesce, verrà a presentarsi al processo, altrimenti... Non crede che il suo comportamento sia invece dettato da una sfiducia nei confronti della giustizia? No. E se anche così fosse, spetterebbe a lei, in qualità di difensore, convincerlo del contrario. Ad esempio, lei si era preoccupato di appurare se il dottor Vincer quella notte si trovava in Germania. Non era nel suo albergo a Bruxelles, lo sappiamo. Ma questo non dimostra nulla, avvocato. Non si tratta solo di vedere Avvocato Renz, lei sapeva che il signor Matula si sarebbe recato in Francia? Aveva accennato al fatto che forse partire gli sarebbe stato d'aiuto. E cioè vi siete incontrati dopo la sua evasione? Gli ho solo parlato. Lei doveva convincerlo a costituirsi. Quell'uomo sta lottando per salvare la propria vita. È in gioco la sua esistenza. E infatti? È già stata inoltrata domanda di estradizione presso le autorità francesi. Dovete ancora prenderlo. E Matula si costituirà prima che ci riusciate. Monsieur Mayer, on vous demande au téléphone, s'il vous plaît. Sei tu, Dieter? Oh, Mademoiselle Claudine. Ho bisogno di vederla. Nel pomeriggio, alle 4, va bene? Conosci il porticciolo turistico, ci vediamo lì. Scelga un angolo dove gli altri non possano vederla e da cui lei invece possa vedere il mare. Ma come farà a trovarmi? Stia tranquillo, ho una macchina molto appariscente. Sarà lei a trovare me, d'accordo? Thank you.
Stia calma, non ho cattiva intenzione. Ecco, vede, io sono un dipendente di suo padre. Vorrei solo scambiare due parole con lei. Non abbia paura. Se preferisce, l'aspetterò sopra coperta, d'accordo? Vada via. Ma andiamo, gliel'ho detto, non voglio farle nulla di male. Nella pistola c'è un razzo di segnalazione. Se le sparo da questa distanza le faccio un buco nella pancia grosso come un uovo. E perché dovrebbe sparare? Non c'è alcun motivo. Scenda, capito? Fuori! Lei sapeva che a casa di suo padre è stato ucciso un uomo l'altra notte? Lei lo conosceva molto bene. Non è vero. Eppure dei testimoni vi hanno visto insieme. No, mentono. E c'è l'accendino d'oro, poi, con quelle due iniziali incise, N e P. Nathalie e Pablo. Forse era un pegno d'amore una volta. Invece ora è una prova, nient'altro. Riesci! Nathalie, cerchi di ragionare. Io non voglio farle nulla di male, ho solo bisogno del suo aiuto, lo capisce? Mi lasci, va per bene. Favore! Ferma, Nathalie! Se ne vada! Nathalie, basta! Si calmi! Aiuto! Aiuto! Correte! Aiuto! Correte! Voilà, ora va meglio. E allora, Nathalie? Voleva farmi fuori. Lei sapeva che era su quello yacht, vero? No.
E allora perché mi ha fatto andare al porto? Per sapere chi era che Vincer andava a trovare tutti i giorni sulla Natalie 2. Immaginavo che dovesse trattarsi della misteriosa figlia. Ma volevo una conferma. Voilà, c'est fini. Mi offre qualcosa di forte? Bien sûr, ogni suo desiderio in ordine. Lei niente? Io? Mais oui. Prometto che per un'ora non penserò più a lui se tu me lo chiedi. È innamorato di Natalie come un pazzo. Tutto quello che lei è, quello che pensa, quello che vuole, gliel'ha insegnato lui. E quando si accorse che stava diventando donna, le insegnò anche l'amore. È stata, già, una cosa naturale. E lasciò te, allora? Perché? Sarebbe stato sciocco da parte sua, non ti pare? Nel suo letto c'era posto per tutte e due. L'ho lasciato io. Natalie nasconde qualcosa. Quando ho parlato del morto, era terribilmente spaventata. Non insistere con lei e con Vincer, soprattutto. Non puoi farcela contro quella gente. Ma io devo farcela. Vai in Sud America. Vai in Asia oppure in Africa. Ci sono mille posti dove non ti troverebbero mai. Se tu non sai dove andare, allora te lo dirò io. Anzi, potrei anche accompagnarti, che ne dici? Claudine. Io non ho ucciso quell'uomo ed è per questo che non voglio fuggire. No, l'hai ucciso invece. Solo che ancora non lo sai. Vedi, tu non conti niente. E quindi sei l'assassino ideale per loro. Cosa vuoi dire? Che se la Société Aeronautique, insieme con... come si chiama la società tedesca? SC Electronic Gesellschaft. Se a questi due mostri serve un assassino e devono scegliere tra te, che sei solo Matula e la persona che li fa guadagnare miliardi, chi faranno fuori dei due? Saranno forti, ma non hanno potere sulla legge. E chi è che ce l'ha? Tu? Io sono innocente. E allora? Dai, vieni qui. Bonsoir. Sors. Monsieur, c'est lui qui doit sortir. Oui, oui, il s'en va. Avec moi. Si rivesta, signor Matula. Il suo aereo l'aspetta. Quale aereo? Per dove? Per Francoforte. Non ascoltarlo, Joseph, mente. La polizia sta per arrivare. Andiamo, si vesta. Preferiamo evitare gli scandali. La porto io all'aeroporto, si muova. Non ho il passaporto. Non ne avrà bisogno. Ma poi all'arrivo. Faccia presto, ho detto.